Del cordone ombelicale possono essere conservate in apposite banche, ma a quanto possono essere utili? In che modo? È una donazione che avviene al momento del parto, quando il cordone è già stato reciso, senza quindi procurare alcuna sofferenza o danno né alla mamma né al bambino. Il cordone ombelicale è una sorgente preziosa di cellule staminali. Cellule staminali di diversa tipologia, per esempio il sangue del cordone ombelicale contiene cellule staminali cosiddette ematopoietiche. La parete del cordone ombelicale è anche una fonte importante di cellule staminali di altro tipo, le cellule cosiddette mesenchimali. Il sangue, una volta prelevato dal cordone reciso in sala parto, viene portato in una banca del cordone, dove verrà sottoposto alla cosiddetta caratterizzazione. Poi vengono effettuati dei test che riguardano la sterilità, le analisi che garantiscano la non presenza di malattie infettive e infine vengono contate le cellule staminali. Le cellule del sangue del cordone ombelicale, quindi le cellule cosiddette ematopoietiche, sono importanti perché già vengono utilizzate, trapiantate in pazienti affetti da patologie ematologiche, quindi prevalentemente leucemie o anche di linfomi. Una volta studiate, classificate, le cellule staminali del cordone vengono conservate in un congelatore per anni ed anni. Un luogo idoneo alla conservazione di queste cellule secondo alcuni requisiti che ormai sono stati codificati in ambito internazionale. Questo tipo di approccio è quello che viene oggi ritenuto un requisito fondamentale per poter conservare queste cellule e per poter rendere eventualmente disponibili queste cellule per un futuro uso clinico.